siamo venuti per comunicare che abbiamo disposto il fermo di 3 persone che risultano essere stati, diciamo, direttamente coinvolti in un fatto concreto che ha un'incidenza causale assolutamente determinante rispetto alla causazione del sinistro, dell'incidente, e cioè abbiamo potuto accertare attraverso l'analisi dei reperti che in questi 2 giorni erano stati raccolti, soprattutto anche dei reperti fotografici, che la cabina che poi è precipitata sulla pista del Mottarone presentava il sistema di emergenza dei freni manomesso, nel senso che non era stato appunto rimosso, o meglio era stato apposto quello che ormai è stato definito da tutti questo forchettone, cioè un blocco dei freni. Si tratta di un meccanismo, una sorta di divaricatore che tiene aperte, distanti, queste ganasce dei freni che dovrebbero bloccare il cavo portante in caso di rottura del cavo trainante. Questo, secondo gli accertamenti che sono stati fatti in queste ore, è stato motivato dalla necessità, dall'esigenza, insomma, di evitare continui disservizi e blocchi della funivia. Il sistema evidentemente presentava delle anomalie e avrebbe necessitato un intervento più radicale, probabilmente con un blocco anche se non prolungato, ma comunque consistente dell'impianto. Per ovviare a questa difficoltà, a questo problema, gli operatori, con quello che noi riteniamo il concorso e l'avallo e l'assoluta consapevolezza del gestore e di colui che era il responsabile dell'impianto, appunto su questa cabina non è stata rimossa questo dispositivo, e quindi nel momento in cui poi il cavo si è spezzato, il sistema di emergenza non ha potuto entrare in funzione, determinando così poi... Tra i 3 fermi c'è anche Nerini, Luigi Nerini, quindi... Il gestore dell'impianto. Oh, perfetto. Si tratta di un sviluppo assolutamente, come dire, conseguenziale agli accertamenti che abbiamo svolto, e non nascondo di certamente molto... molto grave, molto inquietante, proprio perché probabilmente, naturalmente, con la, come dire, convinzione che mai si sarebbe potuto verificare una rottura del cavo, si è rischiato di correre il rischio che purtroppo poi ha determinato quell'esito fatale.